Vediamo un pochino se mi ricordo ancora come si fanno i video. Let's go baby e benvenuti a questo nuovo video e voglio annunciarvi qui ciò che sto per andare a fare questo weekend. Mi dispiace ragazzi se non sono molto attivo in questo periodo sui social media, su YouTube con i video e in streaming, ma mi sto allenando tantissimo con la squadra, 6 ore al giorno, ogni giorno, più 2 ore o un'ora di rivedere le partite che abbiamo giocato per vedere gli errori, per come vedere come migliorarci, eccetera, eccetera. Ma vi darò altre news più avanti, non preoccupatevi, io vi voglio dire cosa andrò a fare questo weekend perché vorrei avere il vostro supporto. Andrò a rappresentare l'Italia assieme a Blink, Xfelicia e il buon Croa 89 che tutti conoscete per League of Legends, il video che è famosissimo, oppure quello su Pokémon Go, su Call of Duty, eccetera, eccetera. Parteciperemo assieme, come rappresenteremo l'Italia, all'Nvidia GTX Challenge che si terrà questo sabato all'1:30. Lo troverete tutti i link in streaming qui sotto, in descrizione, sulle mie pagine social, le posterò, eccetera, eccetera. Ma cos'è questo Nvidia GTX Challenge? Allora, è un bellissimo evento, a mio parere, perché finalmente posso vedere se le mie doti da pro gamer, gli allenamenti di questi anni su vari giochi, i vari successi sugli altri giochi mi potranno aiutare. Praticamente sarà un torneo dove ci saranno altri YouTuber e Twitcher, in questo caso spagnoli e francesi, sempre squadre da 4, che dovranno giocare a 8 giochi, che ho qui la lista, che sono Overwatch, For Honor, Hearthstone, Mass Effect, Counter-Strike, Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2, Rocket League e infine The Real Fusion. Allora, su alcuni di questi giochi sono sicuro di andare abbastanza bene, specialmente per quelli più FPS, TPS, quindi Overwatch, Counter-Strike, Mass Effect, penso di riuscire a cavarmela abbastanza bene. Rocket League ci gioco con gli amici molto spesso, li guardo giocare. For Honor, oddio, non lo so. Hearthstone, sicuramente i consigli del Vicious mi torneranno utili. E poi abbiamo The Real Fusion e Plants vs. Zombies. Se vedremo là, se magari qualche dote, qualcosa mi è rimasto di dei giochi a cui giocavo tanti anni fa. Io comunque, ragazzi, spero che verrete a supportarci e verrete a supportare specialmente a me durante questo viaggio a Parigi. L'hashtag è GTX Challenge, quindi ricordate di fare un sacco di post. E voglio dirvi qualcosa sull'evento, ragazzi. L'evento non sarà un torneo normale. Non sarà un torneo normale. Sarà un torneo dove si giocherà con degli handicap. Voi da casa potrete votare, potrete decidere le squadre che se avranno un handicap o no. E tra l'altro, quando voterete avrete due possibilità, ma non saprete se dietro alla scelta che avete fatto, quindi apriamo la busta 1 o la busta 2, in questo caso pillola rossa e pillola blu, cosa c'è, quale handicap ci sarà. Quindi ragazzi sarà molto divertente perché voi stessi potrete interagire e potrete metterci in questo caso in difficoltà o potrete mettere in difficoltà i nostri avversari spagnoli e francesi, facciamo vedere l'Italia quanto è forte, quindi forza Italia. O magari ci potrete aiutare perché magari selezionerete in questo caso la scelta quella senza handicap e quindi ci ritroveremo a giocare normalmente e loro si ritroveranno a giocare con tutti i peggio svantaggi. Quindi spero che ragazzi parteciperete, questo è un evento molto importante da parte di Nvidia ed è un onore per me essere stato invitato, specialmente come sapete sono qui sul PC da pochissimi mesi, da quando ho fatto il passaggio console PC. E niente, l'altra cosa che vi voglio dire è uno dei miei sponsor, Asus, e anche Next, che invece è un'altra marca, faranno delle promozioni, quindi se dovete prendere qualcosa per il PC, se vi serve un nuovo PC, se vi volete affacciare a questa nuova community, a questo nuovo mondo, io vi consiglio di seguire le offerte che ci saranno, che partiranno da venerdì fino a domenica. Io registrerò tutto, cercherò di essere più attivo pure in questi giorni e sicuramente la prossima settimana ritornerò a fare video e streaming. Mi dispiace per questa assenza, ragazzi, ma l'allenamento viene prima di tutto. Il team viene prima di tutto, bisogna concentrarsi perché gioco da troppo poco qui, devo recuperare lo skill gap e devo far vedere che anche se sono un ex consolaro posso fare più di tutti gli altri giocatori. Quindi mi dispiace per questa assenza e spero mi scuserete. Io spero che mi supporterete a questo evento, lo streaming inizierà sabato alle 13:30, ci sarà lo streaming in italiano con Terenas e Curolili a intrattenervi, quindi avrete anche uno streaming in italiano. E niente, quello che vi chiedo ragazzi è spammate, spammate, spammate con l'hashtag, venite a supportare me, Croa, Blink, Xfelicia, venite a supportarci, venite ad aiutarci, specialmente quando ci sarà la scelta di dare un handicap o no, cioè cercate di aiutarci e di fare il possibile. Io cercherò magari in segreto di dirvi
qual è il modo, cioè qual è la scelta da fare per non avere l'handicap. Quindi state pronti, state preparati. Io ragazzi, non mi dispiace per questa assenza, come sapete mi dispiace tanto non poter comunicare, parlare con voi, ma quando uno gioca dalle 6 alle 8 ore per allenarsi e poi magari uno dice ma dovrei streamare, dovrei fare qualcosa, dovrei rimanere in contatto con le persone che mi supportano e mi aiutano, e poi però sono stanco e magari non voglio nemmeno giocare ad altri giochi perché ho paura, se no pure di giocare a Overwatch, perché quando uno gioca così tanto e poi va a giocare in modalità diverse, un pochino meno serie rispetto alle scrim, le partite di allenamento, di torneo, ti ritrovi magari a prendere delle cattive abitudini, a non giocare come dovresti giocare, eccetera eccetera. Quindi spero mi scuserete per questo, io tornerò attivo, come sapete c'è anche un'altra grandissima news da annunciarvi su Overwatch. E niente, l'ultima cosa che vi voglio dire ragazzi, stanno per arrivare le votazioni della World Cup, questo qui è il mio momento ragazzi, è il mio momento. Io penso di essere uno di quei giocatori che sta giocando più di tutti i giocatori in Italia, e non solo a livello di scrim ma pure di allenamento personale, e mi riguardo pure le mie partite, quindi mi riguardo ore e ore delle mie partite per cercare di correggermi. E niente, quindi è proprio questo il momento, penso di essere il momento adatto. L'anno scorso non sono riuscito, ovviamente ero pure nuovo nella community, e spero quest'anno di riuscire a rappresentare l'Italia come ho fatto su COD magari, e di portarla in alto. Io ragazzi vi ringrazio a tutti, veramente, che rimanete qua, voi, anzi tu che stai guardando questo video, che dici Power sparisci, Power non sei presente, eccetera eccetera, io spero che voi mi supportiate, che capiate questo, il perché a volte non sono tanto presente, che a volte devo mettere da parte le mie cose personali perché ci sono altre 5 persone in una squadra che vogliono allenarsi, che vogliono essere migliori, e quindi io devo stare anche a loro, ho una responsabilità verso di loro come loro l'hanno verso di me, quindi ognuno deve fare il suo lavoro. Io spero quindi che ci supporterete alla GTX Challenge, a noi del MOBA, spero che quindi supporterete me, Alvise, il buon Blink 46, il Croix e X Felicia. Io spero che veniate tutti a supportarci, ad aiutarci per vincere e far vedere che siamo più forti degli spagnoli e francesi, perché ragazzi, dai su, cioè non, davvero, sia nel calcio che in altro, siamo veramente superiori, non possiamo, dobbiamo smettere, dobbiamo unirci qui e dobbiamo far vedere che è più forte. Quindi ragazzi, a parte le mie scuse per quello che è successo in queste 3 settimane che sono mancato, io non so che dirvi, vi saluto e vi ringrazio, forza Roma, abbasso la Lazio, anche se tifo Milan, un saluto dal vostro Powerone nazionale, ci becchiamo sicuramente sabato nello streaming che parte all'1:30, e beh, aiutateci, soprattutto dalla prossima settimana che avrete delle news incredibili. Let's go baby, ci becchiamo sabato. Ah, e perché... per chi si chiedesse perché sto parlando, perché parlo così lento italiano, parlo così male l'italiano, è perché sfortunatamente nella mia vita parlo più inglese, ma proprio, cioè, parlo 10 volte più l'inglese che l'italiano nelle mie giornate, sia per lavoro sia per il team. E quindi questo è quello che succede.